Una buona serata, buon martedì e ben ritrovati con Proteramo, l'appuntamento di DV6 dedicato ai colori biancorossi del Teramo, in una giornata questa particolare per l'informazione non solo abruzzese ma anche nazionale, in cui c'è lo sciopero da parte degli editori per protestare contro la ripartizione della contribuzione nazionale. E come avete potuto vedere siamo andati in onda in forma ridotta negli nostri spazi informativi, senza servizi filmati, ma questo per lo sport è stato un pomeriggio particolare, perché abbiamo seguito fino a qualche minuto fa, fino alle 20:25, il pareggio del Pescara per 2-2 a Padova contro il Padova. Davvero una beffa clamorosa per la formazione di Beppi Pillon. Adesso ovviamente siamo in onda con Proteramo, perché continua questo pomeriggio lungo dedicato allo sport abruzzese. Abbiamo chiuso la parentesi con il Pescara, apriamo questa del Teramo per questo secondo appuntamento dell'anno. Si sono già giocate 4 partite. Teramo, che veniva da una settimana tutta rosso-blu, Sammanettese, Imolese e Domenica il Gubbio, 3 pareggi. Faremo un sunto di quello che è stato, anche con le prospettive di quello che sarà. Lo faremo in compagnia del presidente Luciano Campitelli, a cui do la buona serata. Buonasera, presidente. Ben ritrovato nei nostri studi, saluto anche i miei compagni di viaggio, Ania Cantagalli, ciao Ania. Ciao, buonasera a tutti. E Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, buonasera. Che vi ha tenuto compagnia fino a qualche istante fa, vi ha raccontato insieme a William Carosella, Riccardo Clinco, a Antonio De Leonardis qui in studio, con Paolo Renzetti da Leoganeo, il pareggio beffardo, come detto, 2-2 del Pescara contro il Padova. Ma veniamo ai fatti che riguardano il Teramo, vedendo i risultati brevemente, perché insomma li conoscete, non fosse altro per ricordare che ieri sera nel posticipo c'è stato un risultato abbastanza clamoroso nelle proporzioni, ovvero la vittoria 3-0 della Vicenza contro la Feralpisalò. La sottolineiamo proprio perché la Feralpisalò sarà il prossimo avversario del Teramo domenica pomeriggio alle 14:30, una squadra costruita per vincerlo questo campionato, che però è in una situazione davvero molto complicata. Sono arrivate anche le parole di Mimmo Toscano contro la sua squadra, ha chiesto un po' di calarsi in una realtà che evidentemente i Leoni del Garda non hanno ancora capito al 100%. Come vedete, Teramo Gubbio 1-1, e allora dopo 4 giornate vediamo la classifica, perché come detto è stata una settimana, quella che ci siamo lasciati alle spalle, congestionata di impegni. Questa è la classifica: Fermana e Pordenone hanno 10 punti, poi c'è il Monza passato alla Fininvest e che il Teramo incontrerà tra non molto, tra 3 settimane, proprio a Monza, a 9 punti, Trestina sul Tirol 7, Vicenza e Molese 6, Rimini e Vispesaro 5, Renate, Gianna, Erminio e Ravenna 4, Gubbio, Teramo, Albino F, Virtus Vecom, Verona 3 punti, Fano e Sammanettese 2, Ternana e Feralpisalò 1 punto. La Feralpisalò ha una gara in meno, come vedete la Ternana ne ha più di una in meno, ci sono delle partite da recuperare, 4 partite 3 punti. Presidente, noi l'abbiamo ascoltata subito dopo il pareggio con il Gubbio e una cosa ci è rimasta delle sue parole, ovvero quella che un po' dicevo anch'io l'anno scorso, prendendomi anche qualche improperio, e cioè che con i pareggi sempre avanti troppo non si va. Ecco, rivedendo la mente un po' più fredda 48 ore dopo, che sensazione ha vedendo la classifica? Diciamo che la sensazione è quella che stai lì in fondo, che devi lottare, che devi cercare di fare minimo un risultato
bisogna tornare a una vittoria, sono quasi 6 mesi che non riusciamo a vincere, e lo dobbiamo fare prima possibile, altrimenti poi si fa dura, perché credo che questo sia un campionato molto molto duro. Se poi andiamo a vedere che tante squadre del sud verranno tolto gli 8 punti per la mancata fiduzione, un paio di società anche del girone A, quindi sul nostro girone è un girone molto più forte, dove la cosa più che per noi non va bene è che tutte quelle squadre che tu pensi che siano alla tua portata si trovano a parecchi punti avanti, quindi oggi noi dobbiamo ripartire, dobbiamo sicuramente trovare i giusti equilibri per poter cercare di iniziare un campionato per impegnarsi il prima possibile a fare dei risultati che ci portano in un punto di classifica che se vinci una partita e poi ne perdi due non succede niente. Certo, intanto la Roma in vantaggio in Champions contro il Viktoria Plzen, gol in apertura di Edin Dzeko, ma torniamo ai fatti di casa nostra. Dicevamo, è stata una settimana rosso-blu, San Benedettese, Imolese, Gubbio, tutte e tre le squadre rosso-blu. Andiamo molto lontani dalla realtà se diciamo che quelle da cui ci si aspettava, con cui ci si aspettava di soffrire di meno, Imolese e Gubbio, sono invece quelle con cui il Teramo ha sofferto di più, invece con la San Benedettese la partita ha giocato meglio? No, io ho visto due squadre molto organizzate, specialmente domenica, io ho visto veramente una bellissima squadra che ha cercato di giocare a calcio, che era molto corta, che ci ha messo in seria difficoltà. Abbiamo pareggiato e secondo me alla fine è stato un punto guadagnato, ma noi dobbiamo sicuramente, sto riguardando a Imola quando ci siamo mangiati un gol, penso lì, che si poteva fare. Che dire, molte volte i giudizi poi, ecco, con quello che leggo adesso, siamo una squadra inguardabile, la più scarsa negli ultimi 3 anni, fino credo a 2 settimane fa eravamo per tutti una buona squadra, quindi il calcio se non si vince, se non si fanno i risultati, dalle stelle alla stalla, quindi dobbiamo tornare a fare risultato, altro non è che possiamo oggi dire noi che siamo al di fuori, quindi c'è uno staff il quale lavora tanto, il quale si impegna tanto, però fino adesso credo che noi non avevamo pensato di avere una squadra da 3 punti, sicuramente se ne avessimo oggi 5 già staremmo in una posizione molto molto più serena. Certo, però verrebbe da dire a questo punto, e chiedo anche conforto ad Ania che la partita l'ha vista al Bonolis Live domenica, verrebbe da dire Ania che il presidente dice avessimo un paio di punti in più, avessimo vinto una partita in più saremmo a 5, ma è anche vero che con Imolese e Gubbio potevano arrivare anche 0 punti e adesso il Teramo sarebbe a 1. Beh, il presidente non è d'accordo, però poi ovviamente gli chiediamo perché non è d'accordo. Beh, in termini di occasioni, soprattutto nel magari in termini di occasioni nel primo tempo il Gubbio ne ha avuto di più, ma a livello di prestazione pura nel secondo tempo ha fatto comunque molto meglio del Teramo, quindi sicuro. comunque sì, il punto è un punto guadagnato alla fine, possiamo dire, quello di domenica, per certi versi anche quello di mercoledì scorso ad Imola, perché nel secondo tempo Lanini ha avuto più di un'occasione per far male ai biancorossi e fortunatamente non ci è riuscito, dopo un buon primo tempo comunque giocato dalla formazione di Zichella, però in termini di occasioni pure poi nel secondo tempo l'Imolese per l'appunto ha avuto qualcosina in più. C'è questa costante nelle ultime 2 gare di andare in vantaggio e di non riuscire a mantenere il vantaggio, che è sicuramente una cosa sulla quale lavorare.
Io sinceramente ho anche più di un rammarico rispetto alla gara contro la San Benettese, per quello che poi è stato il destino di Maggi e per quella che si è visto la San Benettese in campo al Bonolis. Sinceramente una squadra, almeno per quel che appunto si è visto tre gare fa, in calo rispetto a quella, per esempio, che abbiamo visto nella passata stagione. Quindi un po' di rammarico per la vittoria che in quel caso non è arrivata, forse c'è anche abbastanza. Bisogna invertire un po' la rotta, perché poi altrimenti si finisce in un tunnel mentale dal quale è pericoloso uscire. Basterebbe anche un colpo di fortuna, un episodio che ti cambia la partita e di conseguenza ti porta una vittoria che dal punto di vista psicologico ti possa far svoltare un po' dal punto della prestazione e anche per quel che concerne appunto l'aspetto psicologico. Basterebbe anche solo un episodio, in questi casi magari più vai a cercare la porta e più magari non la trovi. Va cercato e trovato un episodio magari anche fortunato per svoltare un po' questa tendenza, per l'appunto pericolosa dal punto di vista mentale. Ma Presidente, come vede, arrivano tanti messaggi. Se andrà a cena ad Arcore, poi ovviamente lo chiediamo alla fine della trasmissione, se va a Monza e se va a cena ad Arcore. Zichella lo mangia il panettone, ma io penso che in questo momento l'ultimo dei suoi pensieri sia il cambio dell'allenatore, sbaglio? Non sbagli. Poi le chiedono chi è peggio tra Mastrilli e Vitale, ma secondo me in questo momento è Andrea una contingenza, nel senso che le cose non vanno bene, quindi sembra tutto molto molto negativo. Poi magari in senso assoluto lo è anche, però probabilmente adesso si vanno a cercare dei difetti. Probabilmente quello che bisognerebbe analizzare è il sistema. Sono dei limiti di sistema di questa squadra, probabilmente, non di sistema di gioco, di sistema anche di costruzione, di sistema di sviluppo di gioco, sì, di sistema anche di comunicazione dal punto di vista, ne abbiamo parlato alcune volte, anche qualche esternazione dell'allenatore che parla spesso di errori da scuola, sì, calcio. Questa è una cosa, secondo me, rivedibile, perché usare determinate accezioni, determinati termini non è positivo. Siamo anche all'inizio della stagione, quindi può suonare come pungolo, però non è il massimo. Anche dopo la partita contro il Sud Tirol, errori da scuola calcio. Voglio dire, l'errore è evidente, stallo a rimarcare tu che sei l'allenatore. Io su Mastrilli e Vitale non mi esprimo. Rilevo però, tra partite di Coppa Italia e partite di campionato, che Mastrilli è un giocatore che nella fase di spinta qualcosa ti dà, in fase difensiva va incontro a delle amnesie. Questo si è visto finora, però il ragazzo magari potrà crescere. Così come forse quattro giornate sono ancora poche per dare un giudizio. Io allora provo a fare a trovare un aspetto complessivo che si lega anche a quanto visto lo scorso anno. Il Teramo lo scorso anno ha vinto soltanto sei partite, ma tre di queste le ha vinte. Due con il Padova, squadra che ha ammazzato il campionato, e una partita vinta con la Triestina, sì, che ha un po' deluso, ma aveva un organico super. Poi ha vinto all'inizio con il Ravenna, fu forse una delle migliori partite dello scorso, sì, anno, era la fase del Teramo bello e sbarazzino, e ha vinto una partita molto stentata col Fano e una partita solida con il Mestre. Però di sei vittorie, tre sono arrivate contro due big del campionato. Sì. La tendenza del Teramo dallo scorso anno, ma anche a quest'anno, e che gioca meglio le partite contro le grandi, il che poi non vuol dire che fai il risultato, perché sono squadre forti, quindi poi è difficile batterle, però fai prestazioni molto migliori con queste squadre e fai prestazioni estremamente deludenti, se non scadenti, contro le pari ruolo o comunque le squadre contro cui ti aspetteresti i punti, contro cui ti devi giocare i punti salvezza. Gli esempi dello scorso anno si sprecano. Anche quest'anno col Gubbio ha fatto fatica, con l'Imolese ha fatto fatica. La partita migliore fatta, anzi le partite migliori fatte, contro Sud Tirol, semifinalista playoff dello scorso anno, San Benedettese, squadra ultima in classifica ma dal grandissimo potenziale.
probabilmente perché questa squadra non riesce a esprimere qualità di gioco, quindi se si deve difendere o deve fare una partita contro quelle squadre dove ha poco da perdere, si libera anche di qualche pressione, non deve fare la partita e alla fine la prestazione è decente o molto positiva. Quando invece devi fare la partita, devi imporre qualcosa all'avversario, giochi in casa contro ad esempio il Gubbio e ti aspetti lo step in più, questo manca. Allora questa è un'analisi che io sottopongo all'attenzione magari del presidente, magari degli amici da casa, perché è un fil rouge che non è solo di quest'anno, esatto, a quello del passato, è vero presidente? È d'accordo? Sì. Questa è una squadra che quando deve, sembra non riuscire mai a calarsi nelle partite in cui deve giocarsi davvero con gli scontri diretti, in cui con le avversarie di pari ruolo deve giocarsi lo scontro diretto. Diciamo che Andrea ha fatto una buona analisi e credo che quello che lui ha detto è così. Purtroppo credo che le squadre siano quelle in mezzo al campo, quello che alla fine vogliono. Noi oggi può darsi che con la San Benettese abbiamo dato tanto, forse più di quello che si poteva dare, però alla fine abbiamo pareggiato. Poi può darsi che la tensione quando si gioca una partita che pensi che sulla carta sia più facile, non mettendoci la stessa tensione, purtroppo il risultato non arriva. Io ho detto ai ragazzi una cosa, io sono interista, però credo che oggi la Juventus ci insegni come è una squadra, cioè per loro conta una sola cosa, vincere. Il pareggio non esiste, poi può anche succedere, e la sconfitta non ne parliamo. Quindi vincere significa che vinco oggi, un fuoriclasse vince anche domenica prossima e quell'altra ancora. Un giocatore che non è fuori classe, può darsi che oggi dia il massimo e già per lui è già quieto dentro di sé, perché ha dato il massimo e quindi non può dare di più nella sua testa. Dice, come quando io faccio una corsa, dice, ma domani non ci vado perché poi mi stanco, mi fa male le gambe e tutto il resto. Quindi qui è la differenza, dove ho detto ai ragazzi che devono sicuramente fare cose diverse di quello che hanno fatto fino adesso. Oggi si è fatta una chiacchierata in gruppo, spero positiva, però domenica per noi è una trasferta difficilissima, dove noi dobbiamo assolutamente uscire distrutti per poter cercare di avere un risultato positivo. Se tanto mi dà tanto, se il ragionamento di Andrea funziona, a Salò potrebbe arrivare, speriamo, questo risultato positivo. Zigalla troppo fissato con il 4-3, se continua così non arriva a Natale. Ciao Mirko, ci chiedevano anche della situazione infortunati, però prima presidente vuole rispondere. Io penso che il 4-3-3 fino a due settimane fa noi prendevamo la palla da dietro, iniziavamo a giocare, quindi questa sembrava una squadra destinata a crescere. Non so cosa sia successo, se è subentrata la paura, se è subentrata qualche problema fisico, ma non credo proprio, perché iniziamo adesso. Quindi io penso che è più una questione psicologica che una questione, che è una questione sicuramente fisica. Ma che oggi ne avete discusso? Ma oggi ne abbiamo discusso e tutti i ragazzi hanno fatto un'autocritica, devo dire mi è piaciuto molto quello che è successo oggi dentro lo spogliatoio, quindi che tutti quei giocatori che hanno avuto delle esperienze in più hanno parlato e hanno detto la loro, quindi questo è stata veramente molto positiva. Però tra quello che si dice e poi quello che si fa, ci sta di mezzo poi il campo. Presidente, le chiedo, ma non c'era niente di questo, meglio di Vitale, che ha fatto fatica? Questo è offensivo. Vitale credo che sia un giocatore, innanzitutto un giocatore ancora validissimo, dopodiché un ragazzo che ci tiene molto,
Gli ho voluto dare questa opportunità perché la meritava e la meritava da tanti anni. Ha avuto, diciamo, la sfortuna di sbagliare un pallone, però quando è entrato Vitale sul Tirol, sicuramente noi lì volevamo vincere la partita, quindi siccome Vitale è un piede meraviglioso, Vitale può battere una punizione e non è che rischia di fare gol, ha delle probabilità di fare gol, c'ha un piede che può fare il regista, quindi in una squadra ci sta, e ci sta alla grande. Sono sicuro che si tornerà ad esserci molto utile. E quindi eccolo qua, questo okay, è l'errore che ha fatto, però sì, poi sì. Non è che l'abbia fatto solo Vitale, quindi no, certo. L'hanno fatto in più persone. E sicuramente Costantino li ha castigati, quindi ci ha castigati, però non è perché si sbaglia una partita poi un giocatore non è più buono, però non è così, quindi certo. Le critiche sicuramente ci servono, tutti noi, io in primis ho bisogno di una vittoria, perché io in primis sono più di 6 mesi che lotto ogni giorno, ogni momento, ogni mese, ogni su tutto. Perché oggi un presidente con tutte queste nuove leggi che stanno sul mercato è difficilissimo oggi tenere una Serie C, una provincia piccola come sì, te. Poi ne parliamo anche della questione di fideiussione che ha tenuto banco, continua a tenere banco, non più per il Teramo ovviamente, ma anche per altre società, perché poi questa cosa ha un po', diciamo, non dico condizionato l'estate, però un po' infastidito nella parte finale dell'estate. Ci chiedevano delle condizioni, Aia, di Caidi, di Spighi, come stanno? Sì, allora, io leggo dal sito web ufficiale. Caidi ne avrà ancora per 15 giorni, ha una piccola contrattura. Stiramento, lieve stiramento. Dopodiché Spighi sicuramente dovrebbe rientrare, perché oggi non si è allenato per precauzione, ma lui ha preso un colpo al polpaccio ed è proprio quello che sicuramente nella sua mente è malato, però credo che anche lui ha paura di infortunarsi, e quindi certo. Chi è che non ha paura di infortunarsi? Peraltro ci scrivono, dopodiché, e allora è qualcuno ha buona memoria, bravissimo, dicendo qualcuno che oggi critica Vitale, allora, magari non le stesse persone, ci mancherebbe, no, ma però nessuno... Qualche anno fa qualcuno ha anche criticato Marco Perrotta, allora, e poi si sono dovuti ricredere. Facemmo un'amichevole, entrò Vitale, per quanto ha fatto bene. Ad Avezzano? Non ad Avezzano, in casa giocammo con il Pineto. Col Pineto, se voi c'eravate, ogni sì. Pallone che toccava era un applauso scrosciante, dice cavolo, bravissimo, perché secondo me lui è bravo, non è che no, dico ma questo. Infatti stiamo parlando veramente di nulla, nel senso che peraltro dopo la partita con il Sud Tirol noi abbiamo provato a spiegare anche tecnicamente, per quanto possiamo, che quello di Vitale in realtà è un errore condizionato anche da un mal posizionamento della squadra in quel momento. Bravo. Quindi non c'è, cioè, oh, Jacopo, devo mettere come allenatore, perché vedo che ci capisci. Quindi ecco, Zichella lo potrei togliere solo per te. Ah, altrimenti ok, no. Allora questa è la notizia della serata. Un giocatore con l'esperienza di Vitale non può fare un simile errore, ma lo ricordiamo l'errore, che poi peraltro anche l'allenatore ha sottolineato, viene da 4-5 errori di posizionamento. C'è l'ingresso in campo di De Grazia, la squadra tutta schiacciata. Brava.
l'appoggio all'indietro, Vitale qui. Si apre per andare. No, si apre. Vitale si apre lì, per dare il pallone e non trova la mezzala. Non trova nessuno. Non trova nessuno. Il problema è che gli fa anche il rimbalzo sulla gamba e lo sbilancia anche nel. Però doveva andare così. Eh sì, e poi. Come Vitale possa essere la. Assolutamente. Visto che se ne parla. Per ma me anche i tifosi continuano. Per me Vitale. Però voglio dire, non sarà Vitale. Vitale è uno di quei giocatori che riprenderei domattina. Per tutto, per quanto è forte, per lo spogliatoio, perché sì. C'ha un sinistro meraviglioso, è un ragazzo di 10 e lode. Cosa devo dire di Vitale? Lo riprenderei altre mille volte. Certo. Non so se è rimasto qualche pensiero al mister, considerato che poi domenica al posto di Mastrilli l'ha fatto entrare Piacentini. Sicuramente penso di no, però anche di questo sicuramente un chiarimento col mister si farà, ma io penso proprio di no. Domenica ha fatto entrare Piacentini, credo per dare più copertura alla squadra, perché esatto. Poi alla fine siamo difesi anche sia Piacentini che Fiordaliso hanno giocato molto bene, certo. Cioè, quindi non è che hanno, anche essendo due giovani, perché non è detto che poi il giovane gioca peggio del vecchio per forza, assolutamente no. Assolutamente no. Dicevamo degli infortunati, allora Ania, Caidi non ci sarà, Salò lieve stiramento, ne avrà per 10 giorni. Peraltro prendiamo Speranza rientra, Spighi c'è, sì. Proietti dovrebbe rientrare. Proietti rientra. Oggi si è allenato, l'esito della risonanza è stata negativo, quindi è un po' la mancanza si è sentita. Beh, io penso invece che l'unico che a noi in queste due partite che ci è mancato Proietti, lì è secondo me un giocatore indispensabile, senza togliere niente a nessuno, perché ci dà tanto equilibrio, ci dà la posizione, sa rispetto a De Grazia, che molte volte è più furioso nella palla tra i piedi, lui dà la giusta calma, mantiene gli equilibri giusti e quindi è un giocatore di un livello e si vede. Presidente, ma visto che si parla anche di Ranieri, della qualità di Ranieri, magari non è eccelsa almeno finora, ma Proietti non sarebbe il caso di provarlo davanti alla difesa, che è il ruolo che ha occupato negli ultimi tempi, anche se Zichella dice lo ha avuto e giocava in un altro ruolo, ma lui, i giocatori hanno delle evoluzioni. Lui credo che oggi possono giocare tutti e due insieme senza nessun tipo di problema, perché hanno due caratteristiche anche un po' diverse, se andiamo a fondo, sia dell'uno che dell'altro. Sicuramente credo che la mezzala vera, però Presidente, a noi ci manca. È un ruolo delicato, dove avere la qualità e l'esperienza di Proietti in quel ruolo, fai la spina dorsale, probabilmente in questo momento può rappresentare una risorsa in più per sicuro il però io penso dobbiamo personale. Anche essere sinceri, a noi una mezzala vera manca, secondo me manca sia a livello di struttura che quindi manca, perché tu in un mercato non è che puoi scegliere tutto quello che poi vuoi per mille ragioni, no? E quindi mancando oggi Proietti ci dà quell'equilibrio giusto, ma giocando anche da mezzala, che poi non è neppure a mezzala, è come se loro giocassero un po' più a due alla fine, però io credo che un centrocampo composto dai nostri tre è un buon centrocampo. Poi sicuramente la perfezione non c'è, certo. Però io posso dire che la nostra squadra, abbiamo un portiere che secondo me è migliorato tantissimo, Lewandowski, sì, sì. È un buon portiere, un portiere affidabilissimo. Poi la difesa non gli posso dire niente, perché la difesa o giocano i più o i meno vecchi, una difesa che non ci ha dato problemi, anche perché abbiamo preso pochissimi gol. Il centrocampo, credo che, ne ho parlato anche col mister l'altro ieri, grosse problematiche non ce li abbiamo se giochiamo con la squadra titolare o se ne esce uno e ne entra un altro. Io credo che bisogna trovare solo il modo
di poter far funzionare meglio davanti, e quindi adesso la giusta soluzione sicuramente il mister farà di tutto, ci sta già lavorando per cercare di trovare una soluzione che i tre possano stare più vicino alla porta e non troppo più lontano dalla porta, per sfruttare le caratteristiche come ha fatto Bacio domenica. Sì. Intanto presidente, il messaggio presente l'hanno preso in parola, perché chiedono a me e ad Andrea anche il gol, come faremo un altro rimbalzo. Sì, ma quelle sono doveva prendere il portiere, era toccata su uno stingo, il calciatore è andato a finire di là, che certo, proprio di là non ci doveva proprio andare. Quindi spero che domenica facciamo un gol noi, così, e poi diciamo che guarda. Vabbè, è chiaro che c'è anche la contingenza. L'episodio, l'episodio ci sta. Prima di andare in pubblicità, poi intanto ci chiedono anche a noi, perché l'hanno presa in parola, oramai ci hanno designato già tecnici del Teramo, ma noi, lungi da noi addirittura entrare in considerazioni tecniche, un mister il Teramo ce l'ha ed è anche bravo, ed è Zichella, che però ha detto questa cosa qua in conferenza stampa prima della partita con il Gubbio. Ascoltiamo, perché ci ha sorpreso anche a noi. Ascoltiamo. Secondo me lui ha un allenatore che vuole vincere più di lui quest'anno. E quindi è lui che consola me ultimamente. Difatti anche a Bolzano mi ha chiamato tante volte di stare tranquillo, sereno. Io non volevo stare tranquillo e sereno, perché il giorno che sono sereno e tranquillo bisogna preoccuparsi a Teramo. Invece io voglio stare sempre sul pezzo, nervoso e con gli occhi ben aperti e sveglio. Oh, Zichella ha detto Campitelli forse ha un allenatore che quest'anno vuole vincere più di lui. Ed è se stesso, parlava ovviamente di se stesso. Ha detto, addirittura qualche volta dopo Bolzano mi ha anche consolato, perché mi diceva di stare tranquillo. Ma chi vuole vincere più, Zichella o Campitelli? Beh, Campitelli ha vinto tanto, quindi sicuramente vorrebbe tornare a vincere. Il problema è che sto pensando anche di farmi da parte, perché può darsi pure che dopo tanti anni il Teramo ha bisogno di rinnovamento, per far sì che sta squadra, ci sono volti nuovi, e quindi può darsi che cominci un'altra era. Perché però presidente, lei in più di una circostanza ha detto se oggi potrei lasciare, a prescindere, cioè, dopo 11 anni è giusto che forse il Teramo ha bisogno di sto parlando non perché debbo lasciare o meno, però tu quando non riesci più a vincere ti fai dentro di te tante di quelle problematiche che noi, che poi siamo coloro che sono nati per vincere, sono nati per fare bene, e quindi dici ma forse a Teramo che sta succedendo? Ho detto oggi ai ragazzi che innanzitutto tutte le domeniche segnano tutti quegli uomini, quei giocatori che ha avuto il Teramo. Quasi tutte le domeniche. Ho capito che cosa intendo. Giocatori sono passati domenica da Teramo. Ha segnato pure addirittura le noci, ve lo ricordate? Sì, sì, le noci, no. Quante parolacce ha preso. Peraltro in una partita tutti, che ha fatto anche un po' la storia del cinema italiano, Carraresi Pro Patria, X. Quindi allora ho detto, ma fa che prima o poi, cioè dopo 11 anni sicuramente può darsi che qualche volto nuovo può portare più fortuna. Io sono per poter tornare a vincere, sono disposto anche a farmi da parte con tutto proprio il cuore per il bene del Teramo, perché sicuramente il Teramo sarà una creatura mia fin quando non sarò al di là, speriamo il più tardi possibile, perché sono tutti episodi, tutte situazioni che è proprio possibile che non ne può andare bene una partita, un pizzico di fortuna in più per riassaporare una gioia. Cioè noi tifosi, io mi ci metto in primis, per me una vittoria significherebbe rimettermi sotto con una determinazione, una grinta, una voglia. Se qualcuno ti dice una parola non te ne frega niente. Oggi invece, quando tu sei ferito in tutti i pori della tua pelle,
perché non vinci una partita, sicuramente stai giù di morale, quindi qualsiasi cosa poi si dice te la prendi, così come i calciatori, perché loro vogliono vincere, certo, non è che vogliono perdere, quindi qualsiasi cosa poi sentono è come se gli dassero una bastonata o altro, quindi siamo in un momento, Zichella, Campitelli, Cimini, il direttore, cioè purtroppo siamo in questa situazione, io sono stanco di stare in questa situazione perché uno come me abituato ai successi, lottare per 2, 3, 4 anni, non ha senso continuare a stare qui perché conviene più ripartire da farsi da parte e poi ripartire da una situazione più bassa, ma tornare ad avere la voglia di vincere, di vincere. Senti, le partite. Ma ci sta dicendo che sta cercando un acquirente? Ma no, io sto dicendo che se dovessimo di nuovo lottare un anno a queste condizioni e vuol dire che l'era Campitelli è finita. Che ci vuole. Ho capito, cioè concettualmente io ho capito cosa intende. Perché concettualmente un'era contrassegnata dalle vittorie, bravo, se poi non si riescono a ritrovare, evidentemente è finita proprio l'era. È finita, sì. È finito il ciclo, sì, sì, bravo, sì. Non perché okay. Io voglia. No, ma cioè, queste sono cose che abbiamo detto più volte. Iniziato l'anno in cui si è bravissimo, rinnovata molto. Bravissimo. Siccome io quest'anno volevo ricominciare un ciclo dove fine campionato arrivi nono, decimo, ottavo, settimo e sì. Quindi da quel tipo di gruppo scegli quelli che possono ripartire con un gruppo solido e lì rimetterci qualche pezzo importante e ricominciare certo. A fare a divertirti, ma non è bello per me stare sempre lì, ti ammali, quindi certo. Siccome io non posso più ammalare perché già sono malato, fortunatamente non di malattia vera, sportivo. Ma di malattia dei matti, perché io questo okay. Lo chiamo, e quindi reputo che forse se anche quest'anno è così, è finita l'era, è finita. Certo. Io devo andare in pubblicità, fatemi ringraziare anche chi ci sta scrivendo sotto la nostra diretta Facebook, Francesco, Fabrizia, Silvano, Berardo, che scrive: il secondo tempo di domenica non mi è piaciuto per niente, la peggior partita che ho visto fu sempre Forza Teramo. Silvano che dice: gli ultimi due anni anche a molti tifosi sono serviti a nulla, quindi non destabilizzo e sto zitto. Berardo che dice: con Proietti a Salò per vincere, ci fermiamo per la pubblicità, poi continuiamo con il presidente Campitelli. Eccoci rientrati, seconda parte di Proteramo con il presidente Campitelli. Io vi ricordo, intanto c'è il raddoppio della Roma contro il Vittoria Plzen e non so che cosa sta facendo, ma io stava perdendo Real Madrid, ma all'inizio occhio, sì. Occhio che si può riaprire anche il discorso sta ancora perdendo, occhio quindi? Che si può riaprire il girone Perché? Perché l'altra volta Real Madrid ha battuto la Roma, oggi la Roma vincendo Real Madrid si perde l'aggancio, sì, insomma non è più così scontato che la Roma arrivi seconda. La può agganciare lo stesso, anche se sì, certamente, magari battendolo in casa. Vi ricordo che potete seguirci anche su Facebook, eccolo qua, la nostra diretta, ci potete scrivere, poi io prima ho letto qualche messaggio, poi li leggeremo anche in fondo, oltre a quelli che state scrivendo. Presidente, sei soddisfatto degli attaccanti? Si scrivono addirittura su Twitter. Ma soddisfatto degli attaccanti secondo te? No. Cioè, no. Ma non per colpa degli attaccanti, è così, non si arriva a fare gol, ma io insieme a te... ho visto attaccanti, adesso che ne parlavamo, che facevano oltre 20, 22, 23, 24 gol al campionato, quindi sta fortuna nell'ultimo periodo ancora non ce l'abbiamo, ma non perché questi siano stanchi. Certo. Posso dire che secondo me c'è un equivoco di Renzo? Non lo so, io non mi tolgo ancora dalla mente il fatto che non sia propriamente un esterno. Non lo so, lo vorrei vedere centravanti per poi dire che magari effettivamente la C forse non è una categoria per lui, magari può far bene solo in Serie D. Però sono curiosa di vederlo per struttura fisica, anche per quello che ci ha fatto un po' vedere nel precampionato come bagaglio tecnico, di vederlo centravanti. Io ho tante domande, Presidente, che ho appuntato, che ci avete scritto da casa, vi ringraziamo, siete in tanti, siete in tantissimi, state scrivendo e fate delle domande anche
pertinenti. Posso farti una domanda, Presidente? Come mai in questi tre anni ha avuto priorità la fase difensiva, prendendo tanti portieri e forse penalizzando l'arrivo di un attaccante? Perché? Ma non credo che sia stata una scelta voluta. No. Tutti gli attaccanti che noi abbiamo individuato oggi fanno tanti gol in altre società. Purtroppo l'anno che sono venuti da noi, o perché c'era un passato che pesava, anche perché Teramo è una piazza che pesa, quindi chi viene a Teramo e all'inizio non fa bene, poi noi siamo anche esigenti di bocca fine, quindi sicuramente lo stesso tifoso pretende e poi pretendendo, da noi sono passati grandi attaccanti, Forte oggi gioca in una Serie A, mi sembra spagnola, poi andiamo a vederli tutti. Domenica io, quando mi sono ritrovato a vedere due gol Donnarumma, uno un gol a Palermo di Moreo, Moreo, ho detto eh sì, Brescia-Palermo 2-1, sì, Brescia-Palermo 2-1. Altre considerazioni che arrivano da casa, metto insieme un po' di messaggi ovviamente, perché siccome ne sono tanti, allora faccio domanda unica. Berlusconi ha detto che tra tre anni arriverà un'Europa League, quindi anche noi possiamo farlo. Presidente, che dici? La vedo un po' più complicata questa. Le situazioni, una risolta, una no. Amadio Ferretti. Sì. Amadio che è andato a Pineto e molti chiedono, mi chiedono anche a me, ma io ovviamente non posso sapere, mi chiedono e chiedono. Può un giocatore come Amadio non fare parte, non essere in grado di fare parte di questo gruppo? Allora, in fase di strutturare la squadra, noi abbiamo detto, anche perché oggi purtroppo la Lega, se non giochi qualche giovane, alla fine, oggi la Serie C è lacrime e sangue, quindi sì. Per avere quel poco bisogna che c'è il minutaggio, quindi siccome avevamo preso Ranieri, il quale Ranieri ne parlano tutti bene, l'abbiamo strappato a società più importanti di noi, sì. L'Atalanta ci ha, diciamo, favorito dandolo a noi, quindi il procuratore non voleva darcelo fino all'ultimo momento, abbiamo preso lui e poi come seconda scelta abbiamo Persia, che reputo un giocatore anche lui, forse ancora non pronto, ma che piano piano potrà dare anche lui i suoi frutti. Quindi Amadio era non per qualità del calciatore, perché credo che Amadio possa ancora giocare per tanti anni in C, ma per una questione prettamente legata all'età, al minutaggio. Però qualcuno potrebbe obiettare: noi prendiamo un giocatore in prestito dall'Atalanta, quindi lo cresciamo noi, ma non è nostro, e poi ben che vada questo giocatore ci esplode tra le mani e lo dobbiamo riconsegnare ovviamente alla società di appartenenza. Amadio è sotto contratto, diciamo, con noi. Diciamo che se il calciatore gioca come sta giocando e cresce come noi pensiamo che possa crescere, a fine anno ci ha portato dei vantaggi, ma vicino sta facendo tanto bene il nostro 98, quindi se il prossimo anno il ragazzo lo riprende l'Atalanta, nella nostra idea era quello di poi il prossimo anno far partire titolare il nostro 98, che ha fatto un anno di esperienza in C, tutte le volte che ha giocato ha fatto molto bene, perché fa tanta legna in posta e quindi è un ragazzo che può solo crescere. Quindi questa è stata l'idea dell'allenatore insieme alla società nella scelta dei due play, quindi Amadio non rientrava, perché okay. Non è che uno di questi può fare la mezzala, nessuno, mentre Proietti può fare la mezzala, okay. Quindi a quel punto si è preso un altro giocatore di spessore come Proietti, perché può sicuramente coprire più ruoli in mezzo al campo. E invece per Ferretti, preso Ferretti, poi Ferretti lì è stato sicuramente un errore da attribuire sicuramente non a me, ma a chi in campagna acquisti ha pensato di prendere, perché noi abbiamo fatto uno scambio con la Ternana con un giovane,
e sicuramente chi forse lo conosceva, perché io penso che se gioca Ferretti è un titolare inamovibile, quindi, perché credo che sia molto forte, però lì ci sono altre problematiche che non mi metto qui a dire, e quindi Ferretti, anziché prendere Ferretti, forse era giusto che si prendeva un altro giocatore della Ternana per fare uno scambio con quel ragazzo che abbiamo dato alla Ternana, e lì secondo me non si è ragionato con come si doveva ragionare. Altra domanda che faccio io, non arriva da casa la questione fideiussione, poi parliamo anche dello stadio, ma come no? No, perché altrimenti dopo qualcuno può pensare che non ne parliamo. Io dello stadio voglio parlare con la dottoressa Cantone. No, perché lei purtroppo no. Allora parliamo subito, tutto risolto che io sappia. Sì, tutto risolto, perché la signora Cantagallo, no, ma che c'entra, ha voluto fare tutto alle stesse condizioni di prima, quindi va tutto risolto, e ben volentieri ho accettato la sua proposta. Ah, la sua direttamente, sì, sì, la sua. No, però gli assegni li ho fatti a lei personalmente. Ah, non lo sapevo. No, però, okay. Però è vero che si è raggiunto finalmente questo accordo. Ma sicuro. Esattamente come era stato negli anni passati. Per quanto riguarda invece la fideiussione. Le fideiussioni. Noi ci eravamo sentiti quando è uscita la comunicazione che quelle Finward non erano più ritenute valide, che fino al 28 settembre sarebbe stato tempo per rifarne una nuova. Quando ci siamo sentiti, peraltro, abbiamo mandato anche un documento in cui la Covisoc a luglio vi aveva certificato la bontà della prima fideiussione. Brava. Giusto? Che a te poi te l'ho mandata. Sì, 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 sì. Questa cosa però immagino che al di là di averla dovuta riprodurre la fideiussione, però un po' di rottura di scatole un po' la lascia, no, non solo per il sistema calcio, non solo rottura di scatole, io penso che la fiduzione, perché una società non possa pagare i contributi, non deve esistere. C'è una società, qualsiasi società calcistica o non calcistica, come si usa in televisione qui, se tu sei assunto o meno, i contributi vanno pagati, quindi non è che ci serve la fiduzione per poter pagare i contributi. Se io non li pago, li prelevo da lì, o non pagare i calciatori. Quindi reputo poco corretto in una società professionistica mettere fiduzioni a favore della Lega in modo in assoluto. Dopodiché noi ci ritroviamo con questo momento. Noi l'anno scorso avevamo una fiduzione di 350.000 euro e potevamo spendere a livello di calciatori come 1,5 milioni. Ok, quest'anno fiduzione da 350.000 euro, quelle 350.000 euro copre il costo di 1 milione, quindi per arrivare a 1,5 milioni ci vuole un'altra fiduzione di 500.000 euro. Quindi una in più o una in di valore invece di 350-500? Una che copre il 40% di 500, quindi altre 200.000 euro. Quindi secondo te è una cosa normale? Cioè, ecco perché quando dico che oggi purtroppo in Serie A non pagano le fiduzioni, perché ci sono i contributi. In Serie B pagano le fiduzioni, ma non reputo giusto neppure in Serie B, e figuriamoci in Serie C, che c'è solo fame e miseria. E la fame e miseria non è che è al centro nord, la fame e miseria è al centro sud, perché noi andiamo a vedere chi non aveva la fiduzione come voleva la Lega, cioè bancaria, alla fine quello che abbiamo fatto noi poi alla fine, sono tutte squadre del centro-sud, ne erano 9, di cui 2 Piacenza e Lucchese, e poi erano tutte sotto. La sempre più... Allora, la candidatura c'è, sì, ma la probabile elezione di Gabriele Gravina alla, sì, Federcalcio per Campidoglio è una buona o una cattiva notizia? Buonissima notizia. Beh, almeno ci possiamo permettere di parlare al presidente, che
è abruzzese e quindi per me è una grandissima notizia, quindi sicuramente ci porterà più frutti che meno frutti, questo ne sono convintissimo e spero poi che faccia una cosa importante, che rifaccia completamente le riforme, perché in questo modo che non ci si capisce niente, parte un campionato, adesso delle squadre devono recuperare 2-3 partite e poi si sconvolge tutto il sistema, quindi non è assolutamente più credibile questo calcio, quindi io spero che se un rumore in piove, ah, che, no. Sicuramente lui possa vincere e fare quello che poi dovrà fare. Assolutamente. Presidente, non ci lasciare, l'unico che può garantire a Teramo la Serie C, le scrivono, poi facciamo... Ma non è una questione di lasciare o meno, io ho detto quello che ho detto perché lo penso e perché forse dopo 11 anni... Se le cose restano come stanno in questo modo è giusto che ci sia un rinnovamento, sempre l'azienda Campitelli e Cimini ci saranno sempre vicini al loro Teramo. Una domanda al Presidente, ma perché i nostri giocatori vivono a Roseto e non a Teramo? I giocatori devono vivere la città. Ma questo io non impongo a nessuno. No, io devo dire la verità, questa è una domanda che feci. Ma così en passant a un bravissimo Gravina, a Daniel Perazzolo, che insieme al mister anche abita a Roseto, e lui mi spiegò che alcune case sono inagibili, per esempio, alcune quindi sono vuote, inaffittabili, altre sono occupate dagli studenti, spostandosi di qualche chilometro. Ma sì. Roseto è una località abbastanza vicina a Teramo da poterla raggiungere facilmente. Se non cerca acquirente, allora perché dici che il ciclo Campitelli è chiuso con il Teramo? Spiegalo a noi tifosi. Allora, io ho detto, se il ciclo Campitelli porta ancora questi risultati, è giusto che Campitelli si fa da parte e quindi ci dovrà essere per forza nuovi visi che possano sicuramente, anche ripartendo dal più basso, tutto quello che vogliamo, ricominciare un ciclo, perché il calcio significa vincere, il calcio non significa stare lì tutti gli anni perché non ci si diverte nessuno, io in primis, quindi io siccome non mi diverto stare ultimo, penultimo, terzultimo in classifica perché mi fa male molto la salute, è solo questo, non è che devo spiegare a qualcuno il però perché. Però la domanda successiva è, ma sta cercando qualcuno però? Perché potrebbe non essere più un ciclo vincente. Io oggi sto cercando qualcuno, sicuramente se qualcuno, noi stiamo lavorando innanzitutto per cercare di tenere il Teramo in Serie C, che è la prima cosa che noi dobbiamo fare. Poi sicuramente da qui a giugno qualche santo sicuramente si avvicinerà, perché oggi la C è appetibile, ma se io il progetto nostro era quello di cominciare a ripartire da una base molto più giovane per poter poi il prossimo anno metterci 4, 5, 6 tasselli e ricominciare un ciclo importante. Ma se per un modo o per un altro, per incapacità, per tutto quello che vogliamo, perché forse pure che siamo diventati incapaci noi, non è che qualcuno si assume la sua responsabilità. Perché la preoccupazione del tifoso qual è? Ma il tifoso la preoccupazione del tifoso, io mi metto, il tifoso, provo a mettermi nei panni. Il tifoso però deve fare il tifoso e deve fare anche la persona seria. Perché? Perché se Campitelli serve, perché non ci sono altri imprenditori, Campitelli sta bene a casa sua. Invece qui dobbiamo parlare, se l'era Campitelli è finita perché? Per mille ragioni, perché dopo 11 anni non piace più, è diventato vecchio, è diventato incapace, non fa più un risultato, che cosa c'è, ci sta a fare il signor Campitelli a capo di una squadra? Non serve, okay. non serve in modo in assoluto. Proseguo nel ragionamento. Sì. Si dice ok, per tutti i motivi che ha detto lei poco fa,
non, si è, non è più capace, il ciclo è finito, tantissime motivazioni. Sono tutte... Caro presidente Campidi, mi metto nei panni, sì, di chi ci guarda da, sì, casa, che adesso magari con un messaggio impossibile, sì, da scrivere. Caro presidente Campidelli, però cerca qualcuno, trova qualcuno, perché non è detto che debba rimanere tu, ma se vai via tu vogliamo una continuità. Ragazzi, io quando ho preso il Teramo ho telefonato al procuratore lì che c'era, perché il Teramo era fallito, ho chiamato io, se qualcuno però, ha interesse, però, si avvicina sicuramente, perché non è che qui, ma però non è che posso andare caso, a trovare però qualcuno. In quel caso si veniva da un fallimento. Sì, ma qui è la stessa cosa, io non è che, cioè oggi sono sempre vicino al Teramo, se chi dovrà cambiare, cioè se noi oggi andremo bene, cioè noi resteremo al nostro posto, faremo altri investimenti, tutto quello che vogliamo, perché due soci sono già entrati, sì, ma se prima o poi insieme ai due soci ci saranno altri tre soci e possono ridare lo slancio, io sarò il primo a essere felice, infelice per me, perché per me mi costerà una malattia, ma felice per il proseguo, che tutte le volte diciamo, mo stai per terz'ultimo, quint'ultimo, cioè non pensate che a gestire uno stress simile sia una cosa facile, no, in certo, modo in assoluto, perché gestire uno stress simile, poi giorno 15 devi pagare 250 300 mila euro di calciatori gli stipendi, e poi prendi giustamente lo stress si accumula. Io non ho più quel tipo di fisico che mi posso permettere di sopportare determinate cose, non me lo posso permettere più, oggi io devo fare una vita più calma, rilassata, con i successi queste cose tutto si addolcisce, con le sconfitte nel calcio, purtroppo il calcio è fatto una cosa, le vittorie, perché io mi ricordo in promozione ogni partita che vincevamo era una festa, nessuno stava a pensare che era la promozione, quindi Jacopo vincere, ricorda la festa di canistro dopo un 1-4, bravo, il vincere è una cosa troppo bella che noi non la saporiamo più. Ho capito. Quindi se questa categoria può darsi pure che per Teramo sia troppo alta per la nostra forza economica, vuol dire che farà una categoria più bassa, verrà due imprenditori più alti, ma il futuro, non adesso, quando sarà, dovrà essere questo. Qua nessuno sta dicendo che va via, che scappa, che non finisce il campionato, che non paghi i calciatori e tutto il resto, perché nella mia era non ho mai preso un punto di penalizzazione in tutti questi anni, ma se oggi le forze possono essere Berlusconi, il presidente del Pordenone, il presidente del Ferrarpi, ci sono presidenti che fatturano miliardi, milioni e miliardi di euro, vuol dire che noi dobbiamo accontentarci, se non vogliamo più soffrire e stare lì con l'umicino ad aspettare l'ultima, penultima e tutto, dobbiamo dire ok, torniamoci un passo sotto, vinciamo, andiamo, come il Pescara che va tra la Serie B e la Serie A, così dovrà essere il Teramo, okay, tra la Serie C e la Serie D, cioè purtroppo mi duole dire questo, ma oggi purtroppo è questa la realtà italiana, non è una realtà locale teramana abruzzese, è diventata un problema Italia, perché certo, l'Italia oggi è spezzata in due, nord e sud. Certo, in chiusura io volevo un giudizio da, ragazzi, da voi due su come avete trovato questa sera il presidente Campidelli. No, io l'ho trovato proprio, lo stavo pensando proprio con queste ultime parole, stranamente pragmatico, lui che molti anni è stato un sognatore, perché comunque aveva grande ambizione e cavalcava anche i successi. Ora magari la stanchezza e questi anni di grandi delusioni e sofferenze, bravo, lo hanno riportato un po' a essere pragmatico rispetto sulla terra, non è pragmatico. Oggi devi, sì, ammettere che ci sta in giro, i mercati che ci sono, il calcio che danni ti fa, perché una volta che stai nel calcio devi sicuramente hai altre problematiche, perché il calcio fa paura a tutti, fa paura, certo, noi abbiamo un'azienda, quindi cioè, oggi devi affrontare, certo, la realtà senza avere paura di affrontarla, perché la verità è questa, ma non ripeto perché io sono stufo, perché io
cioè con i risultati c'è tutto un di più, vengono più gente allo stadio, quindi fai più incassi, fai uno sponsor con più facilità, è tutto più facile. Certo. Con la lentezza di queste problematiche diventa tutto più difficile, quindi tu lotti un anno, lotti due, lotti tre, lotti quattro, a un certo punto dici ma io non ce la faccio più con la testa, con la mente, con il fisico, perché certo. Poi diventa così. Quindi se noi torniamo a essere quelli che siamo sempre stati, l'orgoglio dell'Abruzzo per una cittadina come Teramo, noi ci saremo altri 1000 anni, certo. Ma se questi non vengono vuol dire che qualcosa si dovrà cambiare, ma per il bene dei tifosi, non per il bene di Luciano Campitelli o Ercole Cimini e gli altri due soci, assolutamente no. Agna come l'ha trovato? Agna come l'hai trovato? In grossa astinenza da vittorie, credo, perché poi quando si vince credo che i problemi scivolano via in maniera ancora stiamo diversa. Parlando di Candeloro, cioè questo è un'altra cosa, che Candeloro può essere che sia il salvatore, questi non hanno capito una cosa, che non possono sfruttare le persone facendo questo, cioè qua io sto facendo un ragionamento molto educato, corretto, per il bene del Teramo, e qui ancora si pensa che il salvatore della patria possa essere Tizio, che è Sempronio, qui il salvatore della patria possono essere anche persone umili, persone ma che hanno voglia, che hanno quel pizzico di fortuna, che hanno quel pizzico di incoscienza che ho avuto io per 11 anni, punto, questo è quello che si deve fare a Teramo. Se poi può essere che Tizio, che è Sempronio possono fare perché possono apportare capitali o meno, ci si sbaglia di grosso, con tanto rispetto a Candeloro perché lo reputo una persona corretta, seria e sicuramente all'altezza della situazione. Giusto per chiudere il concetto, altrimenti andiamo sul prossimo turno, che mi stanno dicendo che devo assolutamente tassativamente chiudere. Allora vediamo il prossimo turno, ragazzi, mi date in 30 secondi a testa un giudizio sulla partita che andremo a vedere domenica pomeriggio. Perché? Perché la prima di due trasferte, poi l'altra Rimini. Ed è una trasferta che tosta. È anche ad alto coefficiente di tensione. Tosta. Tra il Pisalotteramo contro l'Airone Caracciolo, contro Guerra, capocannoniere dell'anno scorso, contro una corazzata clamorosa, però Ania... È ancora più pericolosa secondo me perché non ha ancora mai vinto, quindi paradossalmente non solo l'impegno difficoltoso sulla carta perché è una rosa importante, ma anche contro una squadra che non riesce ancora a trovare fortuna, non l'ha avuta neanche ieri sera e di conseguenza sta ancora cercando la via giusta per vincere, è ancora più pericolosa quindi. Andrea, non ti chiedo di fare al Pisalotteramo perché prima avevi detto più o meno che con le grandi si esalta, ma ti chiedo, è un... No, farà una partita, secondo me, importante, dignitosa, allora, poi, vista la forza della Ferrari Pisalo, può non bastare. Però la storia di questo anno e mezzo dice che contro queste squadre il Teramo fa partite comunque di livello, perché magari ha meno pressione, ha meno da perdere, quindi gioca meglio, interpreta meglio la fase difensiva, magari se riparte può fare. Però la Ferrari Pisalo effettivamente ha uno squadrone e deve iniziare a vincere. Ti faccio vedere un pizzino, te li ho segnati, Salò, Rimini, Fano, turno infrasettimanale. E Monza, sono 12 punti sì. potenziali, di quanti ne avrebbe bisogno il Teramo questo quadrangolare? 6 punti? Sì. 5. 5 punti, una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Presidente, due vittorie e due sconfitte. Va bene, staremo a vedere. La domenica sarà 4-3-3? Penso di sì. Perfetto, staremo a vedere anche questo se sarà 4-3. Grazie davvero al presidente Campitelli, grazie presidente, grazie per essere stato nostro ospite, ovviamente grazie alla Teramo Calcio, grazie a Marco D'Antoni su ufficio stampa che è dietro le quinte, ci sta seguendo, noi lo ringraziamo per la disponibilità, grazie ad Ania Cantagalli, ciao grazie Ania. A voi. Grazie ad Andrea Costantini, ciao Andrea, ciao. Grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a voi che ci avete seguito, Proteramo torna martedì prossimo, in diretta alle 21 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre, buonanotte. Ciao.